Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a questo quarto e ultimo incontro dedicato all'affidamento dei contratti pubblici sotto soglia, il regime delle semplificazioni nel contesto del PNRR. E si tratta appunto, come dicevo, del quarto e ultimo incontro di un ciclo di webinar che è iniziato il 26 ottobre scorso e il relatore Stefano Bianchini in quest'ultimo incontro proseguirà l'esame di casi pratici e le relative implicazioni. Inoltre proseguirà l'illustrazione delle tecniche redazionali utili per l'elaborazione di atti amministrativi relativi alle procedure di affidamento. Io sono Lorina D'Agostini del Formez PA e farò una breve introduzione prima di lasciare la parola al dottor Stefano Bianchini. Ricordo che questo ciclo di incontri si inserisce in un percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione, percorso che a sua volta si inserisce nel progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Questo è uno dei progetti appunto attivati dal Dipartimento della Funzione Pubblica che ha dato mandato al Formez PA di attuare e realizzare il progetto stesso. Queste sono tutte le attività realizzate all'interno del progetto. Ricordo come sempre questo ciclo di 12 video, in particolare questo ciclo di 12 video lezioni sulla gestione dei procedimenti unici SWAPE, ciclo pubblicato sul canale YouTube di Formez PA e anche alla pagina focus.formez.it. Queste sono tutte le tematiche trattate nell'ambito del progetto. Ricordo le più recenti sono state la rigenerazione urbana, la CILA Superbonus, il PNRR e naturalmente i temi relativi agli appalti pubblici. Questi sono i partecipanti, il numero dei partecipanti agli eventi alla data del 31 agosto 2021, suddivisi per regioni, e il totale dei partecipanti agli eventi in presenza è stato di 5.781, mentre il numero dei partecipanti agli eventi online è stato pari a 29.645. Dati sempre aggiornati al 31 agosto 2021. La maggioranza dei partecipanti proveniva inoltre dai comuni, come è possibile vedere in questa infografica che riporta gli enti di appartenenza dei partecipanti. Dunque, ricordo che da luglio 2021 è iniziato un ciclo di incontri sulle novità introdotte dal Decreto Legge 77-2021, decreto legge che prevede misure di semplificazione delle procedure e rafforzamento della capacità amministrativa per la transizione energetica e digitale. In particolare, queste novità introdotte riguardano la materia ambientale, sono relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili, riguardano l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, il titolo abilitativo edilizio per gli interventi agevolati, appunto la CILA Superbonus, e riguardano queste novità naturalmente gli appalti pubblici. Il decreto legge 77-2021, inoltre convertito in legge 108-2021, prevede anche modifiche alla disciplina relativa ai poteri sostitutivi, al silenzio assenso, alla procedura accelerata per la conferenza di servizi semplificata, prorogata sino al 30 giugno 2023 e prevede anche modifiche alla disciplina relativa alle zone economiche speciali ZES. Ricordo appunto che il progetto fornisce supporto alle amministrazioni regionali per la costituzione di centri di competenza regionali per la semplificazione, centri di competenza che erogano assistenza e affiancamento in presenza e a distanza alle amministrazioni, sia per la risoluzione di problematiche attuative delle misure di semplificazione e sia per la gestione di procedure complesse. Questi sono i centri di competenza pienamente attivi: Calabria, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Sicilia. I centri di competenza hanno naturalmente realizzato, ottenuto degli obiettivi, dei risultati che questa slide mostra. E dunque, i centri di competenza si sono rivelati quindi strumenti particolarmente efficaci per sviluppare la capacità amministrativa delle amministrazioni e sono riconosciuti in ambito di programmazione.
Vi ricordo che questa è sempre la pagina di Eventi PA in cui è possibile vedere tutte le attività di formazione che sono state realizzate nell'ambito del progetto. E dunque veniamo all'incontro di oggi. Dopo la mia introduzione lascerò la parola al dottor Stefano Bianchini, ricordo docente di diritto amministrativo, Università degli Studi di Ferrara ed esperto di semplificazione Formez PA. Lasceremo uno spazio alle vostre domande che naturalmente potete porre in chat e alle 11:30 è prevista la chiusura dell'incontro. Ricordo velocemente appunto che il relatore esaminerà casi pratici, relative implicazioni e inoltre continuerà anche l'illustrazione delle tecniche relazionali per l'elaborazione degli atti amministrativi pertinenti. Ricordo che potete scrivere in chat le vostre domande, che questa sessione è registrata e sia la registrazione che le slide saranno messe a disposizione entro la giornata di oggi sul sito di Eventi PA alla pagina dedicata a questo evento. Dunque, nell'augurarvi buon lavoro, ricordo che gli attestati di iscrizione vengono rilasciati a quanti si sono iscritti all'evento, a quanti seguono almeno il 20% e sarà possibile scaricarli autonomamente nei prossimi giorni sul sito di Eventi PA alla voce I miei eventi. Chiedo a questo punto al relatore, di attivare webcam e microfono e provvedo a proiettare le slide. Eccoci qui. Buongiorno, Allora, dottor buongiorno Bianchini. dottoressa. Ecco, vedo le slide, le chiedo come sempre conferma Sì, se... si vedono e scorrono. Allora, io chiudo webcam e microfono, vi auguro un buon webinar. Grazie molto. Bene. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, e ben ritrovate, ben ritrovati con il nostro ormai consueto appuntamento del martedì, direi. Purtroppo ricordavo con la dottoressa D'Agostini poco fa, ormai mi ero abituato ad avervi al martedì, oggi è l'ultimo appuntamento, quantomeno per quanto riguarda questo argomento. Come sempre vorrei ringraziare davvero per l'assistenza e il supporto la dottoressa Onorina D'Agostini e la dottoressa Corinna Lupori che sono in collegamento e ci supportano sempre e ringrazio naturalmente tutto lo staff di Formez PA per questa occasione e anche per le precedenti. Poi naturalmente ringrazio tutte voi e tutti voi che partecipate sempre numerosi e anche grazie alle vostre domande, davvero ponete degli argomenti di riflessione importanti e quindi davvero grazie. Appunto risponderò a tutte le domande, sia in chat, quelle che riesco, quelle un pochino più veloci, invece quelle un pochino più strutturate al termine di questo webinar, così raccogliamo tutte le domande poste nei quattro incontri. Verranno pubblicate con le modalità di Formez le risposte scritte a tutti i quesiti che sono stati posti nel corso dei quattro webinar, e alcune che mi hanno impegnato davvero molto perché avete posto davvero delle questioni molto interessanti, anche alcune molto, molto articolate. Quindi ancora grazie a voi per la partecipazione e le sollecitazioni. Oggi appunto siamo diciamo, al quarto e ultimo webinar in cui si è articolato questo ciclo di incontri, i primi due di carattere teorico e gli ultimi due un pochino più pratici. Oggi quindi proseguiremo naturalmente con gli argomenti che avevamo lasciato nella scorsa puntata del 23 novembre. E quindi prenderemo in considerazione alcuni accorgimenti, alcune tecniche redazionali che spero possono aiutarvi, orientarvi nel vostro lavoro. E poi da ultimo esamineremo alcuni casi pratici di giurisprudenziali. Naturalmente sono riuscito a recuperare qualche sentenza recente perché ho voluto concentrarmi sulle sentenze intervenute post decreti semplificazioni, anche per dare diciamo un maggior aggiornamento e per trovare alcune pronunce che già sono intervenute sull'applicazione della nuova normativa, non sono tantissime, però alcune ci sono e hanno anche dei risvolti secondo me molto interessanti. Detto questo, riprenderei da dove ci eravamo lasciati.
Quindi scorro solo velocemente le slide, ricordando a tutti che le registrazioni sono disponibili, quindi mi rendo conto che riprendere, diciamo, da alcuni argomenti può essere un pochino più difficile per chi non ha seguito la prima parte, però la registrazione era disponibile e continua ad essere disponibile, quindi chi vuole, chi riesce, chi è interessato la può sicuramente recuperare. Se vi ricordate, avevamo fatto un'introduzione per chi c'era in materia di tecniche redazionali degli atti amministrativi, con particolare riguardo agli atti di affidamento. Avevamo individuato qual è la struttura tipica di un atto amministrativo, sempre con, avendo a riguardo ovviamente le determine di affidamento dei contratti pubblici. E avevamo cominciato ad enucleare alcuni consigli pratico-redazionali per quanto attiene appunto alla tecnica di redazione degli atti. Ed eravamo arrivati ad illustrare quelli che potevano essere alcuni suggerimenti che si potevano seguire nella redazione dell'atto amministrativo, soprattutto per quanto riguardava la citazione delle disposizioni normative. E appunto alcuni suggerimenti che spero vi possano essere utili in generale, sia quindi con riguardo agli atti di affidamento dei contratti pubblici, sia anche comunque più in generale con riguardo alla redazione degli atti amministrativi, trattandosi appunto di consigli di ordine assolutamente generale, quindi che possono essere sempre utilizzati. Prima di addentrarci in modo preciso all'interno della trattazione di oggi, come sempre, volevo fare una piccola premessa riprendendo quello che accennavo la volta precedente, vale a dire, oggi, come l'altra volta, tratteremo di alcuni consigli, alcuni suggerimenti che riguardano la redazione dell'atto. Come dico sempre, la redazione degli atti amministrativi ha una componente di soggettività ineliminabile, quindi ribadisco, sono consigli che possono orientare, ma ciascuno di noi davvero poi è libero di poterli adattare alla propria realtà. Comincerei quindi con un esempio concreto di oggi. Vi ho lasciato tra il materiale utile scaricabile dalla pagina webinar che vi aveva segnalato l'autoressa D'Agostini nella sua apertura, un esempio, una bozzissima, chiamiamola così, neanche bozza, una bozzissima di determina di affidamento. Come vi dicevo scherzosamente la volta precedente, io sono un po' restio agli schemi di atti perché a volte possono quasi essere un autogol, nel senso che si prende lo schema, si segue quello, poi magari a volte non viene aggiornato e si rischia di commettere quegli errori che vengono definiti circolarità da tradizione, che è un eufemismo per descrivere il fenomeno del copia e incolla. Quindi io sono un po' restio a dare degli atti perché, dei schemi di atti, scusate, perché un pochino fossilizzano, diciamo, l'adattamento alla singola fattispecie concreta dell'atto amministrativo. Però ve ne ho voluto lasciare un esempio che è uno schema molto, ribadisco, neanche una bozza, una bozzissima, quantomeno per orientarci e che può servire da esempio per come strutturare un atto amministrativo, sempre considerando che deve essere calato sulla realtà ordinamentale, se non addirittura sulla fattispecie concreta a cui abbiamo riguardo. Detto questo, per applicare e approfondire i concetti che abbiamo illustrato insieme, che abbiamo trattato insieme, non solo nei primi due webinar tecnici, ma teorici, ma anche in quello della scorsa volta, più pratico, operativo, più redazionale, come esempio, mi avrei scelto uno che implica la citazione e l'applicazione di diverse disposizioni, così cerchiamo, insomma, di metterci dentro un pochino tutto. Chiaramente, anche vista la limitatezza del tempo, non è possibile prendere in considerazione tante fattispecie, però magari volevo illustrarvene una che ha alcuni profili di peculiarità. Poi, naturalmente, visto che ci sono le slide, abbiamo la possibilità di dialogare, magari durante la spiegazione inseriamo anche ulteriori elementi. L'esempio che volevo sottoporvi per illustrarvi alcune tecniche e per approfondire determinati argomenti è quello, lo vedete nella slide, dell'acquisizione di un bene, di una fornitura, di importo inferiore a 5.000 euro.
Ecco, abbiamo quindi questo caso, uno dei primi problemi che ci dobbiamo poi porre è come viene scritta la determina di affidamento di acquisizione della fornitura di un bene che abbia un valore inferiore alla soglietta, se vi ricordate, l'avevamo battezzata scherzosamente così, di 5.000 euro. Ecco, visto che siamo a un corso pratico operativo redazionale, chiamiamolo così, quello che dobbiamo appunto affrontare è come scrivo l'atto amministrativo, quindi cosa ci va, cosa non ci va, applicando i suggerimenti che non sto nuovamente a ripetere, che avevamo visto la volta precedente. Innanzitutto, quando ci viene prospettato l'acquisizione di cui l'amministrazione necessita, la prima domanda che dobbiamo farci quando ci troviamo di fronte a fa questa fattispecie è quale procedura applicare e quale normativa, quindi conseguentemente quale normativa citare. Siamo abbondantemente sotto la soglia dell'affidamento diretto che ci ricordiamo da decreto legge 76 del 2020 come modificato dal 77 del 2021 per quanto riguarda l'acquisizione di beni e servizi è 139.000 euro, quindi siamo ben al di sotto della soglia in cui è consentito attualmente fino al 30 giugno 2023 l'affidamento diretto e abbiamo la possibilità di un'acquisizione di importo inferiore a 5.000 euro, importo netto, quindi senza considerazione dell'IVA. Noi sappiamo che sotto la soglietta dei 5.000 euro è possibile procedere fuori mercato elettronico, perché se vi ricordate, e come ben sapete, solo per gli acquisti di beni o servizi, quindi acquisti di beni o servizi, non lavori, beni o servizi, di importo pari o superiore a 5.000 euro è necessario procedere mediante il mercato elettronico, pari o superiore a 5.000 euro. Sottolineo pari perché, guardate, sembra avvenire praticamente a uovo, come si dice a Bologna, cioè a volte il caso veramente è unico. Mi è stato sottoposto giusto la settimana scorsa, venerdì, in realtà, una determina di affidamento per l'acquisizione proprio di un bene di importo pari a 5.000 euro rispetto al quale non era stato ricorso al mercato elettronico. Quindi ricordiamoci bene che la soglia che fa scattare l'obbligo del mercato elettronico è quella del pari o superiore a 5.000 euro. Quindi anche, ricordiamoci anche il primo pezzo, insomma il pari. Lo dico come vi accennavo perché caso vuole che giusto venerdì mi è stata sottoposta una determina in cui veniva affidata l'acquisizione di un bene di importo pari a 5.000 euro senza ricorrere al mercato elettronico. Perché a volte questo dire inferiore a 5.000 euro è a volte equivoco. Quindi la procedura che dobbiamo applicare nel caso di specie è l'affidamento diretto, non vi obbligo di ricorso al mercato elettronico. Ovviamente questo non significa che non posso ricorrere al mercato elettronico, posso andarci comunque, ma l'obbligo non ce l'ho, quindi posso stare fuori il mercato, fuori mercato elettronico. E a volte può convenire perché così non ho l'onere amministrativo, non ho l'aggravamento procedimentale imposto da andare sulla piattaforma. Quindi affidamento diretto senza obbligo di ricorso al mercato. Innanzitutto abbiamo individuato qual è la procedura applicabile e di conseguenza qual è la normativa che io devo andare a applicare nel caso di specie. Quindi come scrivo la determina? Nella mia amministrazione abbiamo cercato sempre più di omogeneizzare gli atti amministrativi e lo schema tipico che utilizziamo è quello che io vi ho lasciato agli atti. Ribadisco, schema che dovete adattare naturalmente alla vostra realtà ordinamentale. Di regola, secondo me è una buona prassi, è necessario iniziare l'atto amministrativo con un paragrafo che normalmente è collocato al di sotto della dicitura, il famoso premesso che, non so se è una dicitura che a voi è consona, che la utilizzate, e rimando alla slide in cui vi avevo individuato alcune formule che potevano essere utilizzabili, e di regola noi utilizziamo innanzitutto questa dicitura, se anche avete la possibilità di prendere l'esempio di determina che io vi ho lasciato agli atti.
e ce l'avete sotto. Ecco, nell'omogeneizzazione, nell'opera di omogeneizzazione che abbiamo cercato di fare nella mia amministrazione, l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, è stata proprio questa. Innanzitutto individuare l'oggetto dell'acquisizione, cioè la descrizione precisa della fattispecie e del bene che si va ad acquistare, quindi l'oggetto della fornitura, per dar subito l'idea di chi legge, di che cosa l'amministrazione, a chi legge, di che cosa l'amministrazione intende acquisire. Ecco, a chi legge vi rinvio a quello che abbiamo detto la volta precedente sul tema della rilevanza interna ed esterna degli atti amministrativi. Se vi ricordate, il tema della trasparenza, della pubblicazione, visibilità esterna, ma anche il tema del controllo, come sotteso peraltro al decreto 33 del 2013. Quindi vi rinvio a quello che abbiamo detto la volta precedente. Innanzitutto quindi, è possibile, è necessario, secondo me, una buona prassi, individuare innanzitutto l'oggetto dell'acquisizione, quindi la fornitura. Descrizione della fattispecie, descrizione che deve essere la più completa possibile. Pertanto è davvero necessario individuare fin da subito qual è la fattispecie e qual è l'oggetto, in modo da dar subito l'idea di dove siamo e le ragioni dell'acquisizione, cioè quali sono le motivazioni, le ragioni che è possibile addurre a giustificazione per corroborare l'acquisizione che stiamo per operare, quindi quale esigenza con quell'atto l'amministrazione intende soddisfare, in modo da individuare fin da subito appunto qual è l'oggetto, e qual è la finalità che l'acquisizione intende perseguire e qual è l'esigenza che l'amministrazione intende soddisfare con questa determinata acquisizione, con l'acquisto di un bene nel caso che abbiamo fatto. Ecco, per non personalizzare troppo, perché poi ribadisco, dipende anche dalla realtà di ciascuna amministrazione, proprio per evidenziare le finalità che quella determinata acquisizione vuole soddisfare, di regola, nelle determine di affidamento, noi innanzitutto citiamo, e secondo me è buona regola citare, anche gli atti di programmazione generale o gli atti di pianificazione strategica se l'amministrazione ne è dotata. Se vi ricordate, uno dei primi elementi che abbiamo cercato di evidenziare nella puntata precedente e che devono essere parte importante dell'atto sono gli atti di pianificazione strategica, gli atti di programmazione generale che individuano le finalità dell'amministrazione. Quindi andare ad individuare e che incanalano, scusate, l'acquisizione all'interno di un determinato solco, in modo da creare una corrispondenza tra l'acquisizione e le finalità strategiche perseguite dall'amministrazione. Questo non ve l'ho individuato nell'esempio di determina perché dipende davvero dalla realtà, dall'amministrazione di cui fate parte. Nella mia amministrazione, la prassi, la buona prassi, secondo me, che abbiamo cercato di estendere a tutti i soggetti che si occupano di acquisizioni è proprio questa, cioè di incanalare l'atto di affidamento all'interno degli atti di pianificazione strategica dell'amministrazione, in modo da dar conto anche dal punto di vista, chiamiamolo formale, ma ci capiamo, che la determina di acquisizione risponde a determinate finalità poste di regola dall'organo di indirizzo politico o comunque dall'atto di pianificazione o programmazione generale a cui si deve aver riguardo. L'avevamo chiamato, se vi ricordate, effetto a cascata per dare l'idea di questa strutturazione. Se chi ha la possibilità di avere sotto l'esempio di determina, quindi di regola sarebbe, a mio avviso, una buona prassi iniziare con l'individuazione della fattispecie, con il famoso premesso che individua l'oggetto dell'acquisizione e le finalità alle quali l'acquisizione risponde in linea con gli atti di pianificazione strategica. Individuata la fattispecie, abbiamo iniziato dicendo che è importante da subito cristallizzare e individuare qual è la disciplina applicabile. Di regola, dopo il premesso che, secondo me, una buona prassi è far riferimento alle norme che disciplinano la procedura applicabile al caso di specie, quindi le disposizioni procedurali o
detto in altri più semplici termini, le disposizioni della contrattualistica pubblica che orientano la nostra acquisizione. Questa e le slide successive sono un esempio di citazioni, a mio avviso, non corrette delle norme per arrivare a una formulazione sempre più corretta. Quindi partirei dalla citazione, secondo me, più sbagliata per cercare di arrivare ad un affinamento, anche per farvi vedere come a volte la tecnica redazionale semplifichi particolarmente l'atto e quindi lo renda più chiaro. Ricordiamoci sempre finalità di comunicazione esterna ed interna a cui rinviavamo anche poco fa, ma anche per individuare correttamente la procedura, il che incide ovviamente sotto il profilo della legittimità dell'atto. Quindi partirei da formulazioni non corrette per affinarle sempre di più e arrivare invece alla formulazione, a mio avviso, più corretta. Quella più sbagliata è questa. Vale a dire, acquisizione, abbiamo detto, della fornitura di un bene di importo inferiore a 5.000 euro, affidamento diretto. Ecco, citare questa disposizione, secondo me, è la formulazione più sbagliata. Lo volevo evidenziare anche perché alcuni quesiti che mi sono pervenuti relativamente al penultimo webinar, ancora si faceva riferimento alla disciplina dell'articolo 36 del codice dei contratti. Questa è la formulazione più sbagliata con la quale possiamo procedere ad oggi. Sappiamo infatti che il decreto semplificazioni ha sospeso temporalmente fino al 30 giugno 2023 l'applicazione della disciplina di cui è l'articolo 36. Quindi, basare una determina di affidamento sull'articolo 36,2, lettera A in questo caso, perché abbiamo detto che siamo nell'acquisizione inferiore a 5.000 euro, è proprio sbagliato. Addirittura qui, secondo me, ci sono diversi errori, perché innanzitutto è sbagliata l'individuazione della norma. L'articolo 36,2 è temporalmente sospeso, quindi non dobbiamo applicarlo. Sottolineo questo aspetto, non è abrogato, l'abbiamo detto già diverse volte, tuttavia è temporalmente sospeso, quindi basare la nostra determina di affidamento sull'articolo 36 è proprio sbagliato. Oltretutto qui c'è anche secondo me una citazione forse ultronea di tutte le modifiche intervenute al decreto 50, quindi al di là di essere sbagliato completamente e fuori misura il riferimento all'articolo 36,2, lettera A perché siamo sotto i 40.000 euro, ma appunto un riferimento proprio scorretto. Un consiglio che vi posso dare è che se dobbiamo citare il decreto legislativo 50 del 2016, magari scriviamo e successive modifiche e integrazioni, la famoso acronimo SMI, piuttosto che andare a citare la modifica apportata dai vari decreti che si sono succeduti nel tempo perché cominciano ad essere diversi. Se ne intervenisse un altro, non è che possiamo scrivere un paragrafo lungo 10 righe per citare il decreto legislativo 50 del 2016. Naturalmente questo è un consiglio davvero redazionale che di certo non comporta vizi di legittimità, però visto che siamo ad un corso pratico operativo e mi sento anche di utilizzare un linguaggio più semplice rispetto ai webinar teorici. Ecco, ricordiamoci anche questo: qui non solo c'è proprio una citazione sbagliata, una norma temporalmente sospesa, ma anche laddove, ribadisco, dobbiamo citare il decreto 50 del 2016 per tutte le parti non sospese, che sono la maggior parte, naturalmente. Ecco, magari utilizziamo il rinvio delle successive modifiche e integrazioni piuttosto che riportare tutte le modifiche intervenute. Questo è anche un consiglio davvero praticone, nel senso che altrimenti vorrei farvi l'obiezione: se noi riportiamo tutte le modifiche intervenute, ce ne dimentichiamo una. Poi è anche brutto da vedere perché magari citiamo che so, il decreto 56 del 2017 e ci dimentichiamo di riportare invece il decreto 32 del 2019. Quindi è anche, tra virgolette, un po' pericoloso perché magari per strada mi dimentico una delle modifiche e non ha nemmeno senso. Quindi ribadisco, a mio avviso, piuttosto che riportare, lo sbandierare tutte le modifiche intervenute, cerchiamo di essere un pochino più asciutti. Davvero questo è un consiglio, come potete vedere, davvero redazionale, che non comporta conseguenze particolari, ma serve per semplificare. Anche perché se per ognuna delle disposizioni che si applicano io devo richiamare tutte le modifiche, mi diventa un atto di 10 pagine e forse di più, e a me è capitato.
e chi legge o noi stessi rischiamo di perdere l'orientamento. A volte a me è successo di avere degli atti di 15-20 pagine per degli affidamenti addirittura magari inferiori a 5.000 euro, comunque sotto quella che era la soglia dei 40.000 euro, veramente dei termini di 15-20 pagine perché veniva citato di tutto di più, anche con queste formulazioni molto molto ridondanti. Questa sicuramente è la formulazione più sbagliata. Altrettanto non corretta, a mio avviso, per gli stessi motivi, vale a dire per la sospensione temporalizzata dell'articolo 36, e anche questa dicitura l'avevamo forse già detto in uno dei webinar precedenti che avevamo appunto trattato. Anche qui è sbagliato, perché anche parlare di combinato disposto dell'articolo 36,2 lettera A e dell'articolo 1,2 lettera A del decreto semplificazioni è comunque sbagliato, sempre per quel motivo che dicevamo prima, perché l'articolo 36 è temporalmente sospeso, quindi non si applica nemmeno, non c'è un combinato disposto, non è nemmeno configurabile. Anche questo lo volevo evidenziare, perché anche questa è un'ipotesi che mi è capitata, devo dire all'indomani del decreto semplificazioni, quando forse non era ancora metabolizzata, non è ancora metabolizzato il fatto che quella norma fosse temporalmente sospesa, ma mi è capitato. Quindi anche questa, secondo me, è una dicitura non corretta. Ci avviciniamo però già a un qualcosa di un pochino più accettabile. Ecco, questo è già più accettabile. L'articolo 1,2 lettera A in deroga all'articolo 36,2 lettera A. Qui è già più accettabile perché la norma viene correttamente individuata, siamo all'interno del decreto semplificazioni, siamo temporalmente nel segmento di applicazione del decreto semplificazioni fino al 30 giugno 2023, quindi ven da subito, vedete già un po' la differenza rispetto alle ipotesi precedenti, fin da subito viene nucleata, viene indicata la norma che trova applicazione. E questo è già più chiaro, perché oltre che più, molto più corretto, viene da subito individuata qual è la norma di riferimento. E badate, lo anticipo un piccolo profilo che tratteremo poi, ma solo per attirare l'attenzione. La corretta citazione delle norme e la loro coerenza all'interno dell'atto, è molto importante, perché viceversa, l'incoerenza, la mancata precisione nella citazione delle norme, vedremo che potrebbe dar luogo ad una figura sintomatica dell'eccesso di potere che si chiama perplessità. Figura sintomatica dell'eccesso di potere, eccesso di potere che sapete essere uno dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo, che può trovare matrice proprio nella mancata indicazione precisa delle norme procedurali, delle norme che disciplinano la procedura che io voglio andare a applicare a quella determinata fattispecie. Quindi è molto importante citare correttamente e fin da subito dove siamo di casa, dove stiamo di casa, che cosa vogliamo applicare. Già questa formulazione, vedete, intanto è più sintetica, quindi rispetto alle precedenti, quindi è già più plastica, diciamo così. Ma soprattutto, al di là della plasticità o meno, individua già puntualmente qual è la norma a cui abbiamo riguardo. Attenzione, però, vi ho evidenziato una parte in rosso. Questa è già una formulazione, lo dicevo, accettabile. In deroga all'articolo 36,2 lettera A, non è necessario precisarlo. Quindi, ecco, anche questa è una formulazione che ho visto ricorrere in diversi atti amministrativi, che magari hanno lo stesso tenore oppure prendevano in considerazione normative che ne hanno sospese altre. Non importa dire in deroga all'articolo 36,2 lettera A, perché al nostro atto non aggiunge nulla. Non importa, perché se io vado a vedere l'articolo 1 dei decreti semplificazioni, lì c'è già scritto che è in deroga all'articolo 36, quindi non importa che io nel mio atto vada a riportare quello che c'è già nell'articolo 1. Non importa. Pertanto, è sbagliato? No. Provoca vizi di legittimità? No.
Però, da un punto di vista della qualità redazionale, io vado a impolpare la citazione della normativa con una precisazione che non serve, perché è già contenuta nell'articolo 1 dei decreti semplificazione. Quindi non importa che io dica l'articolo 1, visto l'articolo 1 che va in deroga all'articolo 36. Non importa fare questa precisazione, perché ribadisco, è già contenuta all'interno dell'articolo 1,2. Vi faccio notare un altro suggerimento che potevo forse evidenziare per maggior visibilità. Vedete, visto l'articolo 1,2 lettera A del decreto semplificazioni e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'acquisizione, io ho citato, di forniture di importo inferiore a 139.000 euro, di forniture perché nel nostro esempio che prendiamo in considerazione solo per comodità, abbiamo riguardo all'acquisizione appunto di un bene, quindi stiamo per acquisire una fornitura. Quindi quando andate a citare anche l'articolo 1,2 lettera A, magari cercate di adattarlo all'acquisto che state facendo, visto che disciplina, come sappiamo, tutte le fattispecie di acquisizioni, servizi, forniture, lavori, seppur con le diversità di importi. Cerchiamo di prendere, lo dico un po' da bar, il pezzo di norma che ci interessa. Una delle domande che era sorta lo scorso webinar del 23 novembre. Una delle domande che era sorta e che avevamo già un pochino trattato era: ma devo citare tutta la norma? Secondo me no, perché citare tutta la norma, ribadisco, a parte che allunga terribilmente l'atto, ma visto che noi prendiamo in considerazione tutto il comma 2 lettera A dell'articolo 1, perché disciplina nella sua completezza l'affidamento diretto, non importa riscrivere la disposizione. Ovviamente dobbiamo averne riguardo quando andiamo a effettuare l'acquisizione, ma non importa riscriverla tutta. È più invece è sufficiente, credo che sia un buon consiglio, riportare solamente la parte che interessa solo per contestualizzare l'acquisizione. Vedete, io ho utilizzato una formulazione a mio avviso abbastanza stringata, ma che dà l'idea, secondo me, in modo, non so se siete d'accordo, ma che dà l'idea già in modo molto significativo dove siamo. Cioè applichiamo l'articolo 1,2 lettera A per acquisire una fornitura o un bene di importo inferiore a 139.000 euro. Ricordiamoci sempre che questo visto viene subito dopo la parte del premesso che, quindi abbiamo già individuato il bene che stiamo acquistando. Qui non stiamo altro dicendo che trattandosi di una fornitura di importo inferiore a 139.000 euro, applichiamo l'articolo 1,2 lettera A. E vedete come con una formulazione molto più stretta si dice già praticamente tutto dell'acquisizione, si dice la fattispecie e si dice qual è la norma direttamente applicabile. Arriviamo quindi alla formulazione che a mio avviso potrebbe essere la più corretta. Quindi vedete, visto il decreto legge 76 del 2020, recante e successive modifiche e integrazioni, vedete utilizzato l'acronimo per evitare di dover scrivere come modificato dal decreto legge 77 del 2021, convertito in legge 108 del 2021. Quindi per evitare l'allungamento della citazione per i motivi che vi dicevo poc'anzi, ho utilizzato questa dicitura e in particolare vedete l'articolo 1,2 lettera A. Vedete come anche graficamente, dalla formulazione iniziale, che era anche particolarmente lunga, oltre che sbagliata, vedete come affinare la citazione della norma non solo contribuisca a una più corretta comunicazione dell'atto, a una sua più immediata percettibilità, come ci richiede non Bianchini, ma come ci richiede anche il decreto 33 del 2013 sul tema della trasparenza. Vedete come affinare la citazione delle norme, andare direttamente al punto, detto più semplicemente, contribuisca sicuramente a una maggior chiarezza, ma contribuisca soprattutto, anche per i risvolti patologici di cui vi accennavo e che vedremo più in dettaglio, a individuare da subito dove stiamo di casa, a individuare fin da subito qual è la normativa applicabile. Abbiamo detto che siamo sotto, nel nostro caso, nel nostro esempio, siamo sotto la soglia della soglietta, meglio, dei 5.000 euro, cioè la soglietta sotto la quale è possibile stare fuori dal mercato elettronico della pubblica amministrazione. Ecco, a mio avviso, per dar conto anche di questo profilo,
nella citazione delle disposizioni applicabili, secondo me, può essere un buon consiglio e noi lo applichiamo, poi non lo vedo solo nella mia amministrazione, ma anche in altre amministrazioni, ad esempio all'università, a cui io faccio anche supporto. Ad esempio, oltre alla citazione del decreto 76 del 2020, è importante far riferimento anche alla normativa che ci consente di stare fuori dal mercato elettronico, che è il combinato disposto dell'articolo 1,450 e dell'articolo 1,130 delle finanziarie che vedete citate, che, come sappiamo, l'avevamo vista anche in dettaglio, è la disciplina che prevede che il mercato elettronico sia obbligatorio solo per le acquisizioni di beni o servizi di importo superiore, pari o superiore a 5.000 euro. Mi raccomando il pari, pari o superiore a 5.000 euro. Senza che io vi dedico la lettura della slide, qui è anche in grande, vedete però come con due citazioni nei visti che vanno, a mio avviso, all'inizio dell'atto per inquadrare fin da subito quale procedura verrà applicata nella fattispecie concreta, con due citazioni noi abbiamo già risolto sia quale procedura applichiamo, l'articolo 1,2 lettera A dei decreti semplificazioni, e che siamo nell'acquisizione inferiore a 5.000 euro e quindi senza obbligo di ricorrere al mercato elettronico. Di modo che chi va a leggere l'atto, sia un soggetto esterno nell'esercizio del controllo diffuso di cui al decreto 33, sia un soggetto esterno che prende il nome di giudice amministrativo che vada a leggere l'atto perché c'è un ricorso, sia che sia un giudice contabile, controllo della Corte dei Conti in sede di estrazione degli atti, sia che avvenga un controllo interno sull'atto medesimo, guardate quante forme, diciamo, di riscontro può avere l'atto amministrativo, può avere la determina. In tutti questi casi penso che nessuno possa dire che da subito l'atto non abbia individuato che cosa? L'oggetto dell'acquisizione, quindi la fattispecie concreta dettagliatamente descritta e la procedura applicabile. E qui siamo già, non dico metà del lavoro, ma forse anche di più. Perché chi lo va a leggere ha l'idea fin da subito di che cosa ci occupiamo e qual è la procedura che applichiamo a quella determinata fattispecie, procedura che va a corroborare proprio l'acquisizione e la legittimità dell'atto. Qualcuno più saggio di me dice, l'atto deve essere talmente chiaro che chi va a leggere capisce fin da subito di che cosa si tratta senza dover chiedere chiarimenti. Se ti chiedono chiarimenti vuol dire che c'è qualcosa che non va, quantomeno che l'atto non è scritto in modo corretto. Ed è anche la domanda che ci dobbiamo fare noi stessi quando andiamo a scrivere l'atto. Forse a maggior ragione noi stessi, perché a noi magari risulta molto chiaro qual è l'acquisizione, qual è l'esigenza che dobbiamo soddisfare, qual è la procedura applicabile, anche perché voi siete molto esperti e quindi lo sapete forse al volo qual è la norma di riferimento, qual è il solco procedimentale nel quale ci inseriamo, ma magari chi lo va a leggere non è così esperto e quindi dobbiamo dare subito l'idea dell'immediata chiarezza, dell'immediata percettibilità, in modo che laddove ci sia un controllo, che sono tutti importanti, ma laddove sia soprattutto giurisdizionale, io non sia chiamato a giustificare il perché non è stata citata una determinata disposizione, o non è chiaro il percorso procedurale, o perché una determinata disposizione è stata citata. Nella mia esperienza, ve lo dico fuori dai denti, controlli della Corte dei Conti e viene estratto un atto che in realtà non era un affidamento, ma stiamo poco più in là, e mi è stato chiesto come mai un determinato atto era un conferimento di un incarico, ma non importa, mi è stato chiesto specificamente come mai fosse citata una determinata disposizione. Lì poi la sfortuna l'ha fatta da padrone perché non era neanche una disposizione fuori dal mondo, ci poteva anche stare con la fattispecie, perché se è fuori dal mondo uno può dire ma è un errore materiale, insomma un po' arrabattarsi, però già arrabattarsi è brutto. Lì la sfortuna ha voluto che potesse anche centrare e aveva un po' squilibrato, diciamo così, la fattispecie. Poi ho dovuto scrivere una nota, una piccola memoria e si sono convinti, però vedete, siamo già in un'ottica difensiva, dove io devo dire perché c'è citata una norma piuttosto che un'altra e come mai in quella fattispecie. Quindi dobbiamo stare attenti.
E poi in sede di controlli interni, naturalmente, presumo che soprattutto chi lavora presso amministrazioni abbia un sistema di controlli interni, come anche nella mia amministrazione, quando l'organo preposto produce una schedina descrittiva dell'atto estratto e dice, e magari crocetta citata normativa non coerente o non direttamente applicabile. Ecco, sono campanelli d'allarme che dobbiamo tenere in considerazione. E questi rilievi avvengono soprattutto se nella citazione della normativa, magari la scriviamo nel modo che io vi ho fatto vedere nelle slide precedenti, o molto ridondante, che dopo si capisce anche poco, o addirittura andiamo a citare della normativa che o non si applica perché nel nostro caso è temporalmente sospesa, o perché non coerente con l'atto. Torno su un consiglio, citiamo solo la normativa direttamente ed esattamente applicabile che serve, alziamo un po' il tiro per agganciarci con gli aspetti teorici, che serve a corroborare, a enucleare le ragioni giuridiche, che se vi ricordate è l'espressione utilizzata dall'articolo 3 della legge 241 del 90 in termini di motivazione, perché queste citazioni qui non sono solo belle da vedere o significative, vanno a impolpare, a enucleare in modo corretto un aspetto richiesto dalla normativa, vale a dire le ragioni giuridiche dell'atto, articolo 3 della legge 241 del 90. Questo anche per collegarvi con le slide precedenti, poi per chi c'era è un discorso che anche ha già sentito. Se è tutto chiaro fino a qua, vi disturbo ogni tanto chiedendovi qualche riscontro. Procederei oltre. Abbiamo quindi individuato la premessa, è necessario individuare correttamente la procedura, grazie per i riscontri. Poi dopo, se avete sotto, avete recuperato l'esempio di determina, che è la bozzissima di determina che vi ho lasciato al vostro apprezzamento, ecco, ebbene, puoi indicare il resto della normativa che trova applicazione nella nostra fattispecie, sempre avendo riguardo, ribadisco, e stiamo attenti a citare solo la normativa direttamente applicabile. Lo ribadisco perché davvero è molto importante, non facciamo casino, non andiamo, scusate l'espressione un po' così forte, davvero non facciamo casino nell'erronea convinzione che più normativa cito, più l'atto è motivato. Guardate, forse è il contrario, perché se cito tanta roba, alla fine non si capisce nulla. Addirittura chi lo va a leggere della stessa amministrazione a un certo punto, a volte ahimè è successo, mi viene da chiedermi: ma cos'è che stavamo acquistando? Di che cosa c'è che ci stavamo occupando? Perché c'è un casino tale di citazioni anche buttate lì che non serve a nulla. Ad esempio, a volte c'era una domanda anche su questo punto che mi avete fatto in una delle risposte che darò per iscritto. Vengono citati i decreti spending review, il decreto legge, non so perché viene citato il decreto legge 95 del 2012, lo ricorderete, è famosissimo per i tagli lineari per tante cose, anche per il tema province, insomma, e anche per i tagli lineari alle risorse delle amministrazioni, insomma. Non capisco perché a un certo punto si è cominciato a citare quella disposizione in molti atti di affidamento e ce la si porta dietro. Ecco, quella direi che non c'entra nulla sostanzialmente. O a meno che uno voglia dire: ma siccome ho pochi soldi, acquisto per poco, però perché me li hanno tagliati, insomma, però come vedete è quasi scherzoso, devo dire la verità. Quindi solo il cappello è questo, citiamo solo la normativa direttamente applicabile e cerchiamo di citarla puntualmente, così la normativa che disciplina la pubblicazione, il tema della trasparenza, dell'atto che di regola trova casa nel decreto 33 del 2013 e nei piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza sui quali avevamo speso qualche parola alla puntata precedente su cui non ritorno. Ecco, una cosa che io trovo spesso è l'atto, dato atto che il presente determina affidamento sarà pubblicata ai sensi del decreto 33 del 2013, punto. Va bene, per carità, però sarebbe meglio che
Oltre ad individuare il decreto 33, grazie perché credo che su quello ormai non ci siano problemi, sarebbe meglio anche individuare correttamente la disposizione del decreto 33 che rileva, quindi l'atto pubblicato ai sensi del decreto legislativo 33 del 2013 ed in particolare di regola gli articoli 23 e 37, se prendete l'esempio che io vi ho lasciato, è bene individuare specificamente la norma, quindi ai sensi del decreto 33, in particolare articoli di regola 23 e 37 per quanto riguarda gli atti in materia di contratti pubblici. Se avete a che fare con un'altra tipologia di atto, vale lo stesso discorso, anche lì cercate di individuare, questo consiglio di carattere generale, la norma del decreto 33. Deve essere citata puntualmente. Grazie per i riscontri. Identicamente, il piano triennale di prevenzione alla corruzione. Immagino che i vostri piani, come il mio, come quello della mia amministrazione, sia molto lungo. È sbagliato scrivere nonché ai sensi del PTPCT? No, non è sbagliato, però se si individua la parte del piano che prevede la pubblicazione di quell'atto, è meglio. Ad esempio, noi abbiamo allegato al piano, faccio solo questo esempio. Magari anche voi più o meno è così, la direttiva di indirizzi interpretativi degli oneri degli obblighi di pubblicazione che disciplina in dettaglio ed esplode gli articoli del decreto 33. Divisa in paragrafi, noi ad esempio citiamo anche il paragrafo del PTPCT a cui aver riguardo. Quindi è una citazione molto puntuale, non solo ribadisco la norma in generale, il decreto 33, non solo la legge, non solo il PTPCT in generale, ma anche il riferimento preciso, sempre per gli stessi motivi che vi dicevo prima, perché in sede di controllo diffuso, decreto 33 del cittadino, in sede, magari a fronte di un accesso civico, visto che l'avevamo trattato anche la volta precedente, in sede di controllo giurisdizionale piuttosto che di controllo interno, chi controlla, il controllore, nota anche questa precisione e quindi un riferimento molto preciso e molto corretto. Quindi cerchiamo di fare anche questo sforzo che serve anche a noi per capire se stiamo procedendo, in modo corretto. Naturalmente, l'altro pacchetto normativo molto importante è quello che riguarda il profilo economico e contabile. Perché naturalmente dobbiamo dar conto anche del fatto che ci sia copertura a livello contabile, quindi il tema delle risorse, e anche qui non ho voluto citare dei riferimenti perché davvero qui è un pochino dipende dalla realtà della vostra amministrazione, quindi, ma tanto ci capiamo perché siete tutti operatori, gli atti di bilancio sostanzialmente. E poi non è sbagliato citare anche l'eventuale normativa di settore che vada a rafforzare la motivazione in diritto, cioè le famose ragioni giuridiche di cui dicevamo prima. Quindi vale a dire, laddove si tratti di un'acquisizione che ad esempio voglia andare a rafforzare, ad acquistare dei beni che poi possono servire da rappresentanza all'ente, quindi l'acquisizione, rimanendo nel nostro esempio, la fornitura di beni che poi saranno oggetto di doni di rappresentanza, ad esempio, potrebbe essere anche corretto citare la disciplina che all'interno del nostro ente riguarda l'attività di rappresentanza, quindi per corroborare maggiormente l'acquisizione. Questo secondo me è corretto. Vale a dire, risulterà che io ho acquistato quel determinato bene perché è finalizzato all'attività di rappresentanza dell'ente. Adesso ho fatto un esempio, il primo che mi è venuto in mente, ma come potete vedere va bene per tutti i casi. Il consiglio è sempre quello, solo se direttamente conferente e solo se serve. Quando andiamo a citarlo, poniamoci a citare determinata normativa, poniamoci sempre questa domanda. Ma serve per giustificare l'atto? Perché alla fine è tutto lì. Se vi ricordate, una delle slide precedenti che individuava la strutturazione degli atti, io vi avevo evidenziato, mi pare in verde, la motivazione, perché è il cuore dell'atto, è tutto lì. Quindi anche nella citazione della normativa teniamo presente quello, che la normativa serve alla motivazione ed in particolare alla motivazione in diritto dell'atto, alle ragioni giuridiche. Quindi chiediamoci questo prima di cominciare a citare una serie di disposizioni che a volte le si cita, ve lo dicevo all'inizio del webinar, per circolarità da tradizione. Per copia e incolla o perché la famosa frase, ah ma si è sempre fatto così, ah ma gli atti noi li facciamo così.
A volte bisogna anche chiedersi come mai viene citata una determinata cosa e come mai non un'altra, ad esempio. Si è sempre fatto così, insomma, paga poco, ecco. Leggevo un quesito al volo, la pubblicazione la si può citare sia la disciplina della pubblicazione, la normativa della pubblicazione la si può citare sia nel corpo, diciamo, prima del dispositivo, nelle premesse, chiamiamole così, sia nella parte finale del dispositivo. Ecco, anticipo anche qui una piccola conclusione. L'importante è che le citiamo una volta sola. A volte anche qui vedo che alcuni profili, sia in fatto che in diritto, citati nelle premesse, cioè nella parte prima del determina, vengono citate anche dopo. Cerchiamo di fare una scelta o prima o dopo. Cerchiamo di non fare ripetizioni. O se le facciamo, perché la struttura dell'atto, insomma, a volte ce lo richiede, magari nel dispositivo, io nell'esempio ve l'ho fatto così vi può essere utile, nel dispositivo facciamo solo un richiamo. Non ripetiamo esattamente quello che abbiamo detto sopra. Primo perché, ribadisco, si allunga l'atto inutilmente, quindi lo si rende molto lungo per niente, perché se riscrivo le stesse cose due volte, paga poco, diciamo così. Basta scriverlo una volta e esatto, non facciamo vanità giuridica esattamente. Quindi cerchiamo di citarle davvero una volta solo le norme direttamente conferenti e solo una volta. Poi altro consiglio che ve lo dico ora prima che mi sfugga, nel ripetere le cose, davvero io lo vedo spesso che molte cose scritte, molti profili riportati nella parte superiore del determina, del dispositivo, vengono riportati anche sotto nel dispositivo, nel determina. Oltre a un problema di ripetizione che allunga l'atto, quindi insomma il problema della tecnica redazionale, dobbiamo stare attenti perché a volte nel voler semplificare nel dispositivo diciamo qualcosa di diverso da quello che c'è scritto sopra. Ecco che dopo nasce un problema di coerenza interna dell'atto e magari, sfortuna a volte vuole, che scriviamo qualcosa di talmente diverso che l'atto diventa addirittura contraddittorio, perché nel voler parafrasare, nel voler sintetizzare quanto già scritto sopra, rischiamo di creare un po' di confusione. Addirittura, se stiamo davvero poco attenti, si potrebbero creare delle contraddittorietà. E giusto per darvi l'idea di quanto è rilevante questo aspetto, un'altra figura sintomatica dell'eccesso di potere che vedremo è la contraddittorietà interna, cioè interna significa tra parti dello stesso atto, quindi una contraddittorietà tra alcune parti del medesimo atto, della medesima determina. Scusate, bevo un goccio d'acqua, scusate, torno subito. Eccomi qua, scusate. Quindi stiamo attenti anche a questi profili di non riportare due volte la stessa cosa. Come, oltre che per vanità giuridica, come se tutto quello che sta sopra l'atto a qualcuno gli venisse mai il dubbio che non faccia parte dell'atto stesso o del dispositivo, della determina. A volte addirittura si scrive determina. Per tutto quanto evidenziato in premessa che costituisce parte integrante sostanziale del presente dispositivo e poi il dispositivo. Ecco, anche queste frasi un po' laconiche, rubo l'espressione al nostro collega Fabio, è un po' di vanità anche questa, o di vanità giuridica, non importa, ecco, anche frasi di questo tipo, cioè le premesse fanno parte integranti e sostanziali della presente dispositivo o della presente determina. La domanda è, ma gli verrebbe mai in mente a qualcuno che quello che c'è sotto non fa parte, quello che c'è sopra non fa parte di quello che sta sotto? Direi di no, salvo che qualcuno abbia davvero voglia di essere un po' tuzioristico. Però non è così. Quindi, al di là anche di queste espressioni un po' laconiche, un po' così, davvero il consiglio invece più importante è attenzione alle ripetizioni, non solo perché allungano l'atto e quindi lo incasinano fondamentalmente,
Ma perché davvero se poi ci spingiamo per dire ah, vabbè, ma questa la riporto in sintesi perché l'ho già detto, attenzione a quella sintesi, che non andiamo a dire qualcosa di diverso o a usare termini diversi. Ecco, anche su questo vorrei spendere un consiglio molto praticone, chiamiamolo così. Il copia e incolla, che viene sempre visto e stigmatizzato come il male dei mali, a volte lo è quando copiamo e incolliamo delle robe che non c'entrano niente o addirittura norme abrogate. O quello che è, insomma, altre volte il brutale copia e incolla, questo male dei mali, può essere utile quando dobbiamo riportare esattamente gli stessi termini. Quindi, se si tratta di un affidamento di servizi, adesso faccio un esempio veramente banale: affidamento di servizi deve rimanere. Non cambiamo la terminologia. Se si tratta di contratto, un contratto è, non usiamo magari il termine accordo. Più in generale, se si tratta di conferimento di incarico, non utilizziamo l'approvazione del conferimento, perché utilizziamo sempre gli stessi termini, in modo che ci sia un parallelismo interno all'atto, che ha anche maggior chiarezza, perché davvero a volte utilizzare termini diversi per non ripetersi. Dobbiamo stare attenti a non ingenerare della confusione. Nell'intento buono di scrivere un atto fluido, rischiamo poi di sfociare nella non precisione. Quindi anche lì, se ci sono espressioni che ritornano, non abbiamo paura di fare il copia e incolla, purché stiamo naturalmente attenti a quello che facciamo. Il copia e incolla serve laddove vogliamo che nell'atto, trattando i medesimi profili, si dica sempre la stessa cosa. E questo è importante. Il copia e incolla da stigmatizzare, ovviamente, è quello che va a riprendere un atto di 2 anni fa, riprende la bella normativa, la sniaffa dentro e magari uno lo fa senza guardare che magari è cambiata anche una parola, oppure quella norma non c'è più, insomma un po' gli inconvenienti che abbiamo cercato di evidenziare anche la volta precedente. Come vi ricordate, a proposito di volta precedente, nelle determine di affidamento, quando si tratta di affidamento di importo così ridotto e quando si tratta di affidamenti diretti, abbiamo ricordato sia nei webinar teorici, chiamiamoli così, sia la volta precedente che è possibile procedere anche per semplicità procedimentale, per economia degli atti, per utilizzare una bella espressione, all'affidamento diretto e contestuale a determina contrarre. Quindi è possibile procedere per utilizzare le parole del codice all'affidamento diretto tramite contestuale determina contrarre. Vi ricordo solo la norma, è l'articolo 32,8, mi pare, comma 2, scusate, del codice, articolo 32,2 del codice dei contratti, articolo 32,2, che prevede che nell'ipotesi di affidamento diretto è possibile appunto procedere con determina contrarre. Avevamo già visto che è una norma molto interessante quando siamo in questo caso. Perché oltre diciamo, allo scheletro, alla progettazione del testo che io vi ho proposto, del testo dell'atto che io vi ho proposto, autorità emanante, oggetto, motivazione, dispositivo, l'articolo 32,8 ci suggerisce, 32,2, dai pur con questo comma 8, l'articolo 32,2 ci suggerisce quali elementi vanno all'interno dell'atto di affidamento, laddove si tratti di affidamento diretto al quale procediamo con contestuale determina contrarre. L'oggetto dell'affidamento, l'importo, se vi ricordate, articolo 32,2 andatelo a vedere, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il soggetto affidatario, le ragioni della scelta dell'affidatario, il possesso da parte sua dei requisiti di ordine generale e tecnico-professionali. Sul possesso dei requisiti tecnico-professionali non ritorno perché l'abbiamo già approfondito in modo, direi, quasi esegetico esaminando l'articolo 1,2 lettera A che ora richiede obbligatoriamente. L'abbiamo fatto, l'abbiamo visto e ci siamo tornati più volte. Quindi scusatemi, ma per ragioni di tempo e anche per economicità dell'esposizione devo rinviare al webinar precedente su questo aspetto. Quello che vorrei trattare oggi, perché attiene più direttamente alla redazione dell'atto,
è le ragioni della scelta del fornitore. E anche questo è un elemento particolarmente esatto, bravissimo Salvatore, il tema delle pregresse esperienze, tutto quanto abbiamo detto, parere del MIMS, giurisprudenza, la diversa formulazione dell'articolo 1,2 rispetto all'articolo 32,2, insomma tutto quel tema lì che spero di aver esposto in modo per voi corretto e per voi utile soprattutto. Tra gli elementi dell'articolo 32,2, quello su cui volevo focalizzarmi perché attiene alla redazione dell'atto e alla sua motivazione, è le ragioni della scelta. Anche qui, piccola parentesi, vi propongo alcune formulazioni che troverete anche nell'esempio di determina lasciata agli atti sulla pagina di eventi PA di Formez, nella pagina dedicata. Sono proposte di formulazione, come vedete, che insomma, cercate anche di adattarle anche a seconda di come siete abituati e anche di adattarle alla fattispecie, però ve le volevo lasciare perché sono proposte di quelle che potrebbero essere utili per andare ad individuare le ragioni della scelta. Ragioni della scelta di un determinato operatore economico per la nostra acquisizione di una fornitura di bene inferiore a 5.000 euro. È bene che le ragioni della scelta attengano sia al profilo qualitativo sia al profilo economico. Partirei da quest'ultimo, il profilo economico, anche se stiamo parlando di un'acquisizione particolarmente contenuta, ecco, in termini monetari, siamo sotto i 5.000 euro. Non ci esime comunque da motivare, seppur in modo, diciamo, più sintetico di quanto non faremo con acquisizioni molto più rilevanti, dobbiamo naturalmente motivare la congruità di una determinata acquisizione, anche, ribadisco, se siamo sotto la soglietta dei 5.000, anche se fossimo sotto la soglietta dei 1.000 euro che consente di bypassare, come avevamo visto in precedenza, il principio di rotazione, per qualsiasi acquisizione noi le ragioni dell'economicità dell'acquisto le dobbiamo dare. Come facciamo? L'abbiamo già detto in modo ampio nel corso teorico, il metodo più veloce sicuramente è quello di richiedere i preventivi, perché si tratta non dell'unico metodo, ma sicuramente del metodo più veloce, quindi dobbiamo fare una richiesta di preventivo all'operatore economico che abbiamo individuato come possibile affidatario. Avevamo anche visto che a quale soggetto chiederlo è una scelta di merito dell'amministrazione, neanche una scelta discrezionale, è una scelta di merito. Quindi a quale soggetto chiederlo, posto che vogliamo star fuori dal mercato elettronico, visto che siamo sotto la soglietta dei 5.000 euro, è una scelta di merito dell'amministrazione. Anche qui nella formulazione del preventivo io non direi quanto budget ho a disposizione, perché altrimenti stiamo sicuri che l'operatore economico ci fa l'offerta massima. Per cui anche nella redazione della richiesta di preventivo adottiamo alcuni accorgimenti strategici che sicuramente aiutino l'operatore economico a capire esattamente qual è la nostra esigenza, ma anche che un pochino ci tutelano senza dire io sono disposto a spendere massimo 4.500 euro. Ti assicuri che l'operatore economico presenta un preventivo di 4.500 euro. Quindi stiamo anche lì attenti, anche qui dipende naturalmente molto dalla fattispecie concreta a cui abbiamo riguardo. Però stiamo anche attenti un po' a come lo formuliamo. Anche qui consentitemi di rinviare a quello che avevamo già detto ai webinar teorici di cui se avete voglia e tempo avete le registrazioni. Per tornare al nostro atto, sicuramente è importante all'interno della redazione della determina dare conto dell'indagine che si è fatta e come la si è fatta. Se si è richiesto un preventivo, vi propongo alcune formulazioni ed è importante riportarlo nell'atto. Protocollare la richiesta di preventivo e il preventivo stesso, allegarlo in parte istruttoria, lo dice la parola stessa, perché un altro degli elementi importanti che fanno parte dell'atto, oltre alla motivazione, è l'istruttoria. E questo come facciamo a dirlo? C'è una slide dedicata che avete proprio in questo gruppo di slide, che è l'articolo 3 della 241, sempre lui, che ci dice: ragioni giuridiche e presupposti di fatto in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Vi ricordate? In relazione alle risultanze dell'istruttoria. E avevamo fatto una piccola digressione sul responsabile del procedimento RUP,
Ma quello che ci interessa adesso è che l'istruttoria deve essere cristallizzata nella determina di affidamento, perché andrà a completare la motivazione, come ci richiede l'articolo 3. Quindi quello che facciamo a livello istruttorio è buona regola riportarlo nell'atto. Se, come nel nostro caso, abbiamo chiesto un preventivo, allora riportiamolo nell'atto. Riportiamo sia la richiesta che il preventivo pervenuto e lo alleghiamo in parte istruttoria. Questo dipende anche, ribadisco, un po' dalle vostri ordinamenti interni, però è buona regola generale, questo va bene sicuramente per tutto, al di là del vostro ordinamento specifico, che dall'atto emerga immediatamente e in modo percettibile e completo quali sono le risultanze istruttorie. E anche qui, torno a ripetere, non perché è una buona regola, lo è una buona regola, una buona prassi, ma perché ce lo chiede l'articolo 3. State sicuri che se non è così, chi va a controllare l'atto e fa un buon controllo ci chiede: oh, ma come sei arrivato a questo affidatario qui? Dov'è il percorso istruttorio? Vi ricordate? C'è un riferimento anche all'interno del codice di comportamento che avevamo visto l'altra volta, la tracciabilità del processo decisionale. Mi pare che sia questa proprio la terminologia utilizzata. Vedo che c'è una domanda a cui si uniscono in tanti. È confermato che per acquisti informatici e telematici non si può star fuori dal Meta o altra piattaforma anche per inferiore a 5.000? È confermato, perché per gli acquisti informatici, per stare fuori da quel solco, è possibile, ma è necessario un percorso tutto diverso, vale a dire l'autorizzazione del vertice amministrativo. E per star fuori si fa davvero fatica, perché ormai prodotti informatici non presenti sul mercato elettronico faccio un po' fatica a immaginarmeli. Io non sono un tecnico informatico, quindi non, devo dire la verità, non riesco a stare un esempio, non riesco davvero a darvi un esempio che possa essere calzante. Quindi faccio davvero fatica a immaginare un'acquisizione che stia fuori da quel percorso per quanto riguarda i servizi informatici. Non so se ho risposto al volo alla domanda, ma magari ve la metto anche per iscritto, così avete anche la risposta scritta. Non so se ho risposto alla domanda, poi dopo ribadisco, la do anche per iscritto perché è interessante questo aspetto, così lo vedete tutti. Quindi, riprendendo il discorso, mi raccomando, è importante che nell'atto venga dato conto del percorso istruttorio, come dice il decreto 62 del 2003, del 2013, scusate, il DPR 62 del 2013, codice di comportamento, che sia data conto della tracciabilità del processo decisionale, che detto in altri termini, è il percorso istruttorio compiuto dall'amministrazione. Come vi accennavo, uno dei profili importanti è il tema dell'economicità. Abbiamo detto sicuramente la richiesta del preventivo, il confronto tra preventivi è sicuramente quello, diciamo, più veloce, più importante. Vi accennavo però non è l'unico. Anche qui vi propongo una formulazione, vedete, dato atto che una formulazione che poteva esservi utile nella redazione dell'atto. Ad esempio, è possibile che non sia sempre così chiara la possibilità di richiedere più preventivi, pur essendo al di sotto magari dei 5.000 euro, pur essendo all'interno di un affidamento diretto, magari perché ad esempio si tratta di prodotti un po' particolari dove è difficile chiedere più preventivi. Vi facevo un esempio anche per collegarmi al webinar precedente. Mi è capitato di acquisire un docufilm, un documentario, quindi un prodotto. In realtà lì avevo acquisito, scusate, un servizio, perché avevo acquisito il servizio di realizzazione di un docufilm e ho chiesto un preventivo a un determinato operatore economico perché era detentore di una serie di teche importanti che avrebbero consentito che di produrre, insomma, il docufilm che volevamo acquistare. Lo posso dire perché comunque abbiamo già completato l'acquisizione.
abbiamo acquisito il servizio di realizzazione del docufilm sulla strage del Salvemini di Casalecchio di Reno, che presumo conosciate tutti, l'episodio che è avvenuto, insomma la strage che è avvenuta in quell'occasione. Ecco, abbiamo affidato a un determinato operatore economico il servizio di realizzazione del docufilm, l'operatore economico che possedeva determinate teche. Ecco, in questo caso, ad esempio, mi era difficile chiedere un altro preventivo a un altro operatore economico, perché altrimenti non avrei avuto lo stesso materiale documentale di cui in modo inedito era in possesso quel determinato, chiamiamolo regista, quel determinato operatore economico. Ciò non di meno, però, il problema di motivare l'economicità dell'affidamento che si è aggirato intorno ai 15.000 euro, il problema c'era comunque. In questo caso, come ho fatto? Ho verificato se all'interno della mia amministrazione, per amministrazione intendo assemblea legislativa e giunta regionale, fossero stati compiuti degli affidamenti analoghi. E ho trovato un affidamento proprio di un docufilm avvenuto in realtà solamente un anno prima da parte della giunta regionale, che andava esattamente in linea con la mia fattispecie. Ovviamente si trattava di una cosa un pochino diversa. Ma il corrispettivo era sostanzialmente identico, si differenziava per 1.000-2.000 euro, insomma, quindi una cosa davvero vicina come prezzo. Ecco che il trovare un affidamento analogo, peraltro della stessa amministrazione, mi ha corroborato nel giustificare che il valore economico proposto dall'operatore economico quando mi ha presentato il preventivo era un valore economico, era un corrispettivo che in effetti potesse giustificarsi in termini di economicità rispetto a prestazioni analoghe. Quindi, vedete, non sempre è possibile fare un confronto tra preventivi, non sempre conviene. Però in taluni casi può essere precluso o non conveniente. Ecco, nel mio caso davvero era strategicamente poco opportuno, ecco, o poco conveniente per l'amministrazione. Se è tutto chiaro anche su questo passaggio, procederei oltre. Come vedete, se per chi ce l'ha sotto, nella determina che io vi ho dato come esempio, è poi necessario, insomma, riportare i dati che abbiamo visto, l'istruttoria, la conferma degli importi, naturalmente dare conto di aver acquisito tutti gli elementi necessari, quindi lo smart CIG visto l'importo, il DURC online, il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, le annotazioni ANAC, il DGUE. Quindi dare atto di tutta la documentazione richiesta, su cui non vorrei soffermarmi troppo, anche ahimè per ragioni di tempo, di tutti gli elementi necessari, quindi l'indicazione del RUP e del DEC, e infine procedere al dispositivo nel determinare quale sia l'acquisizione. Visto che vi ho lasciato l'atto, direi di non l'esempio di atto, magari se poi avete qualche domanda, qualche curiosità, mi fa piacere rispondere, però la strutturazione la potete vedere. E poi davvero spero vi possa essere utile per orientarvi nel vostro lavoro, posto che ribadisco, va adattato caso per caso. Quello che deve emergere in linea generale, è davvero le ragioni che sono sottese alla motivazione, quindi la parte in fatto e la parte in diritto, ragioni giuridiche, ossia la normativa direttamente applicabile e la scelta del fornitore, le ragioni della scelta del fornitore che vanno a corroborare parimenti la motivazione e quindi le ragioni della scelta di un determinato operatore economico, dando conto del percorso istruttorio. Nell'esempio di determina trovate in modo scheletrico quali sono gli altri elementi che a mio avviso nella determina di affidamento per redigerla in modo chiaro e corretto non possono mancare. Nel dispositivo, naturalmente, il determina di affidare con tutto, quindi con gli elementi necessari, senza fare ripetizioni di quanto già riportato nelle premesse dell'atto. Spero di aver descritto in modo, insomma, abbastanza chiaro e abbastanza completo, in modo che vi sia utile quale deve essere a mio avviso, la corretta strutturazione di un atto amministrativo. Nel precedente webinar, oltre alla progettazione del testo, se vi ricordate, avevo sottolineato che è molto importante
anche non solo la strutturazione, ma come l'atto viene scritto. Nelle slide successive vi ho riportato alcuni consigli davvero pratici sull'utilizzo del lessico corretto per gli atti amministrativi, che sono mutuati da quel documento che avevo citato e che trovate nella slide, che è la direttiva ministeriale sulla redazione degli atti amministrativi, sul linguaggio da utilizzare nella redazione degli atti. Quindi sono davvero consigli molto pratici che ho cercato semplicemente qui di sintetizzarvi. Tra questi, che sono alcuni davvero molto, così, molto operativi, però vi evidenzio la necessità, per i motivi che già vi ho accennato e che vedremo tra poco sulla fronte della patologia degli atti, è quello della chiarezza e della sequenza espositiva. Scusate. Quindi è davvero importante che ci sia anche una corretta redazione dal punto di vista lessicale e anche la precisione nei termini. Ad esempio, un termine piuttosto ricorrente negli affidamenti la dico così quasi scherzosamente, è la ditta, che a me fa sempre venire in mente la premiata ditta. Ecco, il termine più corretto, sapete, è operatore economico più che ditta. Quindi prestiamo magari anche attenzione a queste precisioni, a questo utilizzo corretto dei termini giuridici. Anche la slide successiva sono veramente alcuni consigli che io vi volevo dare nella corretta redazione, quindi dal punto di vista veramente lessicale, e qui in queste due slide trovate la sintesi di quel documento di cui io vi consigliavo la lettura, che se anche di poche pagine potete fare riferimento, insomma, a queste slide che io ogni tanto mi tengo sotto come monito a me stesso, che anche in quanto giurista a volte siamo abituati a utilizzare dei latinismi. Ecco, negli atti possiamo anche un pochino evitarli, perché davvero il vostro collega prima diceva, mi pare Fabio si chiamasse, attenzione un po' alla vanità giuridica, ecco, e qui vale la stessa cosa, cerchiamo di evitare magari i latinismi, tanto più se poi li citiamo in modo non corretto, quindi no, non è bello. Identicamente, grande vizio di vanità giuridica dei giuristi è l'utilizzo di parole un pochino arcaiche, ad esempio a volte alla stregua di, in guisa di, ecco, magari so che la tentazione è tanta perché c'è la vanità giuridica che ricordava Fabio prima, però non contribuiscono davvero a rendere l'atto chiaro. Spero che fino a qui sia tutto chiaro. Come sempre, vi disturbo con un piccolo riscontro anche per non essere alienato dietro alla piattaforma. Ho cercato in queste 2 ore tra il webinar precedente e questo, grazie molte per i riscontri, di rappresentarvi i profili, chiamiamoli fisiologici, i consigli fisiologici della redazione degli atti amministrativi. Quello che cioè dobbiamo tenere presente nell'approcciarci alla redazione degli atti. Mi scuso se come esempio abbiamo preso la determina di affidamento di una determinata fattispecie. Grazie molte davvero per i riscontri e i commenti. Però ovviamente sappiamo, le fattispecie sono tante. Ho cercato, per essere un po' adatto a tutti, spero, di volare un pochino alto. Sono consigli però che, essendo un pochino alti, diciamo così, non troppo nel dettaglio, possono andare bene un po' per tutti, perché davvero siete in tantissimi, allora non volevo essere utile per alcuni, non utile per altri. Spero di aver tenuto un livello, diciamo, un po' comune a tutti i 361 partecipanti di oggi. Poi ribadisco, sono consigli che vanno bene secondo me per tante procedure in materia di contratti e alcuni anche per atti che non sono atti di affidamento. Quindi davvero spero che il tenore sia stato questo, percepito. Ahimè, quando non scriviamo bene, ci sono però dei problemi anche in termini di illegittimità dell'atto. La mala scrittura di un atto di affidamento
non scritto bene non è solo un problema redazionale di un atto scritto male. Lo è innanzitutto questo, quindi non abbiamo fatto un buon lavoro, non abbiamo fatto un buon servizio all'amministrazione. Quindi è in primis un problema redazionale, indubbiamente l'atto è scritto male. Però l'atto scritto male potrebbe in generare delle, potrebbe, non è detto, ma potrebbe in generare delle, anche delle criticità in termini di illegittimità dell'atto. E che cosa voglio dire? Innanzitutto, prima di arrivare al casino, più casino dei casini, cioè all'illegittimità, faccio un piccolo passaggio. L'atto scritto male, allora è un problema redazionale, no, non c'entra gli obiettivi sottesi al concetto di trasparenza, decreto 33 del 2013, che avevamo visto nel webinar precedente, non c'entra cioè gli obiettivi di consentire la partecipazione al dibattito pubblico e al controllo diffuso rimesso in capo ad ogni cittadino dal decreto 33. Quindi l'atto scritto male ha dei problemi redazionali, non abbiamo fatto un buon lavoro. Non c'entra gli obiettivi sottesi alla trasparenza, visto che l'atto va pubblicato, ma terzo aspetto, quello più grave, può ingenerare dei profili di illegittimità e anche di possibile danno erariale. Alcuni profili problematici li abbiamo già posti. Un atto particolarmente, cioè un profilo, un atto scritto male, scusate, potrebbe ingenerare figure sintomatiche dell'eccesso di potere. Una parola, l'eccesso di potere, sapete tutti benissimo che, in realtà lo ricordavamo poco fa anche, è uno dei tre tipici vizi di legittimità, tipici non nel senso comuni, ma tipici perché sono solo quelli, cioè violazione di legge, incompetenza cosiddetta relativa ed eccesso di potere. Quindi è uno dei vizi di legittimità, come ci ricorda l'articolo 21, octies, comma 1 della legge 241 del 90. Le criticità redazionali di qualità dell'atto potrebbero sfociare in una figura sintomatica dell'eccesso di potere. Sapete anche che l'eccesso di potere, oltre che essere un vizio di legittimità, è uno di quei vizi di legittimità che deve essere rilevato, secondo la consolidatissima giurisprudenza, da figure sintomatiche che fanno emergere uno sviamento di potere, cioè un potere inesercitato per una finalità diversa da quella prevista dalla legge, o comunque per un potere esercitato in modo non corretto. Alcune di queste figure sintomatiche sono quelle che io vi ho indicato nelle slide. Alcune, perché non sono solo queste, ci sono altre figure sintomatiche dell'eccesso di potere. Queste sono quelle che, a mio avviso, maggiormente intercettano un atto scritto male, cioè i vizi, diciamo, di tecnica redazionale. Contraddittorietà interna ed esterna. Della contraddittorietà interna abbiamo già detto. L'atto scritto male potrebbe essere che per il solo fatto di essere scritto male presenta la contraddittorietà tra parti dello stesso atto, tra parte contenuta in premessa e parte contenuta del dispositivo. Dicevamo prima, magari per evitare di fare ripetizioni, nel dispositivo riporto qualcosa di un po' diverso che c'era nelle premesse, ma talmente diverso che ingenera una possibile contraddittorietà tra le premesse e il dispositivo. Vedete, qui l'atto è scritto male, è talmente scritto male che potrebbe ingenerare una contraddittorietà interna, cioè tra parti dello stesso atto, che è una figura sintomatica dell'eccesso di potere che potrebbe dare il destro all'operatore economico non soddisfatto perché non scelto di impugnare l'atto di affidamento e addurre in giudizio l'eccesso di potere subspecie di contraddittorietà interna. E questo può valere anche tra parti della premessa, tra parti del dispositivo. Quindi, per quello vi dicevo, attenzione a come scriviamo gli atti e attenzione che vi sia viceversa coerenza interna. Ma anche la contraddittorietà esterna potrebbe emergere da un atto scritto male. Cosa vuol dire contraddittorietà esterna? Tra atti della stessa amministrazione, quindi non tra parti dello stesso atto, ma tra atti
tratti della stessa amministrazione. Vi è una conflittualità tra la determina di affidamento, ad esempio, e uno degli atti di programmazione. Faccio un esempio, poi potrebbero essere tanti. Quindi anche lì, quando andiamo a citare gli atti che, nel cui solco vogliamo individuare la nostra determina di affidamento, stiamo attenti a citarlo in modo coerente, perché vedete che non è banale e anzi potrebbe portarci su un lato patologico. Errore di fatto o travisamento. Anche qui mi sembra piuttosto chiaro, cioè prendere a riferimento dell'atto un substrato concreto, una fattispecie concreta che in realtà è diversa. Vuol dire che noi andiamo ad intervenire con un atto amministrativo, un atto di affidamento su una realtà che è diversa da quella, da una realtà di fatto diversa da quella che è il presupposto dell'atto. E quindi si potrebbe ingenerare questa figura sintomatica dell'eccesso di potere. Il difetto di istruttoria non sto neanche a dirlo perché mi sembra talmente chiaro, anche alla luce di quello che abbiamo detto, che non sto neanche a tornarci sopra. Però poniamo, i casi potrebbero essere davvero molteplici e che battono pari anche con quello che dicevamo in termini di valutazione, di scelta dell'affidatario, in termini di qualità ed economicità. Ho fatto un'istruttoria. Non che manca, attenzione, non, difetto non significa un'istruttoria che manca totalmente, cioè non risulta dall'atto, ma anche un'istruttoria debole. Adesso noi abbiamo fatto un caso al di sotto dei 5.000 euro, ma pensiamo ad affidamenti molto più rilevanti anche economicamente, dove l'istruttoria deve essere condotta in modo completo come sempre, ma anche molto attento, data la rilevanza dell'affidamento. Lì magari l'istruttoria c'è anche, però difetta nel senso che è carente. La perplessità, ecco, questo magari detto così, è un pochino più, ambiguo. La perplessità, che è una figura sintomatica dell'eccesso di potere, intercetta, direi, in modo assolutamente diretto proprio gli aspetti di cui ci stiamo occupando, cioè gli aspetti redazionali. E per darvi conto di quanto sia importante, vi riporto in chat una sentenza recentissima del TAR Veneto, che è la sentenza TAR Veneto 52 del 2021. Ecco, ve l'ho messa in chat così avete il numero. Che tratta proprio della figura sintomatica della perplessità dell'eccesso di potere e al di là del caso di specie che attiene alla differenza tra annullamento d'ufficio e revoca, ma a noi non ci interessa, dice il TAR, e leggo testualmente, è viziato da eccesso di potere per perplessità il provvedimento nel quale, al di là del nomen iuris, non emergono, ecco e questo è il punto, non emergono sufficienti e univoci indici per individuare quale sia il potere esercitato dalla PA. Lo rileggo, non emergono sufficienti e univoci indici per individuare quale sia il potere esercitato dalla PA. È da stigmatizzare, attenzione, la citazione di una pluralità di elementi di diritto relativi a fattispecie astratte diverse. Quindi vedete, il TAR prende proprio in considerazione una delle ipotesi, diciamo a livello patologico, che noi abbiamo trattato a livello fisiologico, cioè citare tante disposizioni che rendono perplesso, diciamo così, quale sia il potere esercitato dall'amministrazione, quale sia il potere che l'amministrazione ha esercitato, perché io magari ho citato nell'atto diverse norme. E alla fine non si capisce, perplessità è questo, quale sia il percorso procedurale, quale sia il potere esercitato dalla pubblica amministrazione. Il TAR Veneto, ribadisco, riguarda un'altra casistica, la differenza tra revoca e annullamento d'ufficio, che sono lì, sappiamo, revoca e annullamento, piccola parentesi, d'ufficio, sono due provvedimenti amministrativi di secondo grado, di autotutela cosiddetta demolitoria, che rispondono a presupposti e finalità diverse. Revoca articolo 21 quinquies, annullamento d'ufficio articolo 21 nonies della legge 241, non possiamo trattarli, però il problema è identico. Se io non scrivo bene l'atto e riporto una serie di norme, magari che tra loro non sono neanche esattamente, non si parlano tra di loro, vedete il TAR qui aveva addotto la perplessità.
Difetto di motivazione. Piccola parola anche qui. Difetto di motivazione. Attenzione, non è la motivazione che manca. La motivazione che manca è ancora, diciamo, ancora peggio, ma fino a un certo punto è ancora peggio perché vuol dire che abbiamo fatto proprio un bruttissimo lavoro. Ma il risultato non cambia perché la motivazione totalmente mancante porta all'illegittimità dell'atto per violazione di legge, non per eccesso di potere, ma per violazione di legge, ossia per violazione dell'articolo 3 della 241 del 90. Ma il risultato non cambia nell'ipotesi di difetto di motivazione, dove per difetto si intende la motivazione carente, cioè la motivazione c'è ma non basta. Anche qui si arriva alla analoga conclusione della motivazione totalmente mancante, perché il risultato non cambia nel senso che la determina è comunque illegittima. Lo sarà non per violazione di legge, ma per eccesso di potere. Sostanzialmente cambia la formula, ma vedete, si arriva allo stesso punto. Il difetto di motivazione anche qui può sgorgare da un atto scritto male. E magari, oltre al danno, la beffa. Magari io l'istruttoria e la motivazione ce li ho anche, li ho fatti anche bene, diciamo in modo contingente, ma non li ho riportati bene nell'atto, e questo è il problema. Vi ricordate, avevamo aperto il webinar precedente dicendo quella famosa frase: l'amministrazione parla attraverso i propri atti. Ma è proprio così, perché se io l'istruttoria l'ho fatta bene, la motivazione ce l'ho bene in testa, ma non riporto l'istruttoria, non riporto la motivazione co corretta nell'atto, quello che importa è quello che c'è scritto lì, mica quello che ho fatto io. Altrimenti siamo sempre in quel caso dell'atteggiamento difensivo, che non è detto che tra l'altro ci consenta di salvarci. Quindi il lavoro buono lo dobbiamo fare prima, e trasfonderlo, metterlo nell'atto amministrativo in modo completo e corretto, perché alla fine quello che conta è quello che ci sta scritto lì dentro. Non importa se io l'ho fatto bene, l'istruttoria, non importa se io ho chiarissimo, la motivazione c'è tutta la vita per quel determinato provvedimento, per quel determinato atto, per quella determinata determina di affidamento. Quello che importa è quello che c'è scritto lì dentro. Perché? Perché l'amministrazione parla con i suoi atti e perché se disgraziatamente dobbiamo andare davanti da un giudice, dicevamo che il processo amministrativo è il processo cartolare per eccellenza. Cartolare vuol dire che l'esame, che il processo è incentrato esclusivamente sugli atti. Ed è così. Poi, vabbè, qualcuno mi può ricordare che anche nel processo amministrativo, dopo il decreto legislativo 104 del 2010, il codice del processo, c'è la testimonianza come mezzo di prova, testimonianza orale. Ma poca roba, è solo per avvicinare il processo amministrativo a quello civile, ma è poca roba. È un processo cartolare, quindi devo essere sicuro che nell'atto ci sia tutto, ed è lì che ci deve essere tutto. Poi qualcuno mi potrebbe anche ricordare che c'è una parte minoritaria della giurisprudenza che ammette la cosiddetta motivazione postuma, cioè la motivazione che l'amministrazione adduce direttamente in giudizio, la cosiddetta motivazione postuma. Ma due inconvenienti. Innanzitutto vi ho già detto che è la parte minoritaria della giurisprudenza, giurisprudenza peraltro neanche tanto recente, 2010, direi, 2000, tra il 2010 e il 2013, quindi anche vecchiotta. Era minoritaria, poi non so perché non è più saltata fuori sta cosa della motivazione postuma, che mi risulti, se non in modo isolato, ma al di là di giurisprudenza minoritaria, isolata, vecchia, recente, la motivazione postuma ci dice già che siamo in una fase di processuale, contenziosa, difensiva, noi non ci dobbiamo neanche arrivare lì, se abbiamo fatto un buon lavoro. Sì, è un asso nella manica, che c'è un brutto asso, che tra l'altro, ribadisco, la giurisprudenza non ammette più di tanto, quindi lasciamo perdere. Lo volevo dire solo a onor di cronaca. L'atto scritto male, oltretutto, oltre a produrre problemi di illegittimità sub specie dell'eccesso di potere, come ho cercato di dirvi, pone anche, potrebbe, non è detto, ma potrebbe anche porre dei problemi in termini erariali, perché gli atti, sappiamo, sono controllati anche dalla Corte dei Conti, che ri potrebbe rilevare incidentalmente, incidenter tantum, come si dice in gergo, per usare il latinismo, contrariamente all'indicazione che abbiamo dato precedentemente, potrebbe rilevarne la problematicità sotto il profilo del corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
Poi non lo dichiara illegittimo perché lì c'è il suo giudice, che è il giudice amministrativo, ma ne può conoscere incidentalmente l'illegittimità per addurre problemi di danno erariale. E anche qui vi avevo fatto l'esempio che in realtà non era sul tema dei contratti pubblici, non mi è mai capitato, fortunatamente, devo dire la verità. Mi era capitato su un'altra fattispecie, ma cambia poco. Davvero, se non lo scriviamo correttamente alla Corte dei Conti, viene il dubbio che ci sia stato che sia un atto illegittimo, che non ci sia stato un corretto utilizzo delle risorse pubbliche, l'atto scritto male in genere ha anche problemi che attengono all'utilizzo corretto delle risorse e quindi anche profili di danno erariale. Perché nell'esempio che io vi volevo fare, vi ho fatto prima, che mi era capitato che ribadisco, anche se non riguarda i contratti, ve l'ho voluto fare perché l'ho vissuto in prima persona. La Corte voleva andare a parare proprio nel fatto che l'atto non era scritto bene, non era legittimo, assumeva a riferimento una normativa non corretta e quindi l'atto era privo del suo riferimento normativo. Alziamo il tiro a livello teorico, c'era un problema sotto il profilo di legalità dell'azione amministrativa, che come sapete, principio di legalità richiede che l'attività amministrativa si incanali entro il solco individuato dal legislatore, ergo l'atto è incidentalmente illegittimo, ergo c'è un utilizzo delle risorse pubbliche non corretto, quindi danno erariale. Vedete come tutti gli aspetti siano connessi e siano collegati tra loro. Spero con questo ragionamento di essere stato chiaro e volevo correre un po' per farvi vedere anche l'ultima parte delle slide. Quindi se è tutto chiaro, procederei con la quarta parte e come sempre vi chiedo il riscontro se volete. Nell'ultima parte del nostro incontro, anzi del nostro ciclo di incontri ormai, vi ho evidenziato, vi volevo riportare alcune sentenze, sono tante, come sapete, il panorama giurisprudenziale, grazie per i riscontri, è molto, molto vasto. Il criterio che ho utilizzato è prendere alcune sentenze che sono tra le più recenti e che declinano sia gli argomenti che abbiamo visto, così andiamo un po' più nel dettaglio, nella pratica, diciamo così, nei casi pratici giurisprudenziali, e alcune peraltro attengono, quindi è stato il primo criterio, è stato questo, e il secondo è che ho cercato di selezionare alcune pronunce che danno risposte ad alcuni dei quesiti che avete posto nei webinar precedenti, dopo la risposta la trovate anche scritta perché l'ho già riportata e vi sarà diffusa, però così la commentiamo anche. Vado un po' veloce su questi casi. Vedete solo velocemente per ogni sentenza, che poi potete leggere naturalmente in integrale, vi ho riportato il caso, che cosa prospetta il ricorrente e che cosa decide il TAR. Quindi ve l'ho schematizzato, sono 3-4 sentenze, 4, e ve le ho schematizzate tutte in questo modo. Quindi la fattispecie, il ricorso e la decisione. Per ragioni di sentiticità, ovviamente. Ecco, il primo caso attiene al principio di rotazione che abbiamo sviscerato in lungo e in largo. Il caso lo potete leggere: abbiamo l'ipotesi di una procedura negoziata che era stata anticipata da un avviso pubblicato sul sito istituzionale del comune e sul sito della centrale di committenza, avviso che vedete invitava tutti gli operatori economici interessati a trasmettere una manifestazione di interesse. Saluto chi deve abbandonare il webinar e lo ringrazio anticipatamente. Quindi, procedura negoziata indetta da un comune preceduto da un avviso rivolto a tutti gli operatori interessati a manifestare interesse. L'operatore economico che non ha vinto, il secondo in graduatoria, impugna l'affidamento, impugna l'aggiudicazione, perché il comune l'ha affidato al gestore uscente. E in particolare, vedete, il ricorrente dice che per obliterare il principio di rotazione, il Comune cosa avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto
attivare, come richiesto dalle linee guida ANAC, che avevamo visto anche in precedenza, una procedura aperta. Vi ricordate, è uno di quei modi che il paragrafo, mi pare 3.7, se qualcuno ce l'ha sotto mi corregga in chat, delle linee guida numero 4 di ANAC, richiede per obliterare il principio di rotazione. Secondo l'operatore economico, secondo in graduatoria, siccome l'affidamento è stato fatto all'operatore uscente, dice: eh no, caro comune, guarda che l'avviso che hai fatto tu non è stato pubblicizzato in modo corretto e non è sufficiente che sia stato rivolto a tutti gli operatori economici, perché avresti dovuto pubblicarlo sulla piattaforma ANAC e per estratto su almeno i principali quotidiani. Quindi, secondo la ricorrente, non è stato integrato uno dei presupposti del paragrafo 3.7, mi pare, delle linee guida di ANAC, vale a dire l'attivazione di una procedura aperta che consente di obliterare il principio di rotazione. Cosa dice il TAR? Il TAR qualifica e risponde a una delle domande che mi era stata posta in chat la volta precedente. Il TAR ritiene sufficiente l'avviso pubblico che il comune, scusate la ripetizione, ha pubblicato sul proprio sito e indirizzato a tutti gli operatori economici perché, vedete, dice il TAR, quell'avviso pubblico non ha fatto una selezione preventiva, era esteso a tutti, c'era scritto in quell'avviso tutti gli operatori economici interessati possono partecipare, quindi non c'è alcuna restrizione in quel determinato avviso che avrebbe potuto disincentivare la partecipazione, al contrario. Il TAR dice una cosa in più, il Consiglio di Stato, scusate, il Consiglio di Stato dice una cosa in più, ci dice che non sono rilevanti le modalità di pubblicazione, perché dice potrebbero limitare la conoscenza della gara, ma non certo ad impedire chi l'abbia conosciuta a parteciparvi. Quello che il Consiglio di Stato dà, quindi, è una lettura sostanzialistica, dice una lettura appunto cosiddetta sostanzialistica e non formalistica. Ci dice, non rileva il mezzo di pubblicazione utilizzato, rileva che il mezzo di pubblicazione non abbia precluso qualcuno di parteciparvi. Tant'è che, vedete, vieppiù non può lamentarsi l'operatore economico ricorrente. Perché? Perché ha partecipato alla gara, è arrivato secondo all'affidamento, alla procedura negoziata, è arrivato secondo, quindi il Consiglio di Stato dice una cosa ancora in più, dice addirittura non può addurre un motivo del genere chi poi ha partecipato a quella procedura, perché evidentemente era venuto a conoscenza dell'avviso, avviso che a sua volta non recava preclusioni alla partecipazione. Potete leggere la slide più in dettaglio, e non precludendo la partecipazione da parte di alcun operatore economico, è sufficiente per ritenersi integrato il requisito richiesto dalla linea guida 4 di ANAC, paragrafo 3.7, per obliterare il principio di rotazione. Quindi, il Consiglio di Stato fa salvo la procedura negoziata, incardinata dal Comune. Un secondo pronunciamento, TAR Lombardia del 2021, anche qui ritagliata, scusate, il precedente caso ve l'ho voluto riportare perché come sappiamo, molto interessante anche per il fatto che dopo il decreto semplificazioni bis, non v'è dubbio che il principio di rotazione si applica anche agli affidamenti ex articolo 1,2 lettera A, gli affidamenti diretti di cui al decreto semplificazioni. Se vi ricordate, la norma era stata proprio integrata col decreto 77, citando il principio di rotazione. Noi avevamo detto che non v'era dubbio neanche prima, ma ora è chiarissimo lapalissiano. Quindi una pronuncia, secondo me, molto utile sia per il caso concreto, sia per il fatto che il principio di rotazione, opera anche per gli affidamenti da decreti semplificazioni. Una pronuncia, anche questa molto recente, che attiene all'applicazione dello standstill sostanziale, di cui all'articolo 32, commi 9 e 10 del codice, il famoso termine dilatorio di 35 giorni, dice il TAR si applica anche alle procedure
da decreti semplificazioni, ma procedendo per gradi. Qual è la fattispecie? Perché è interessante il principio di diritto. Anche qui il caso comune indice una procedura negoziata ex articolo 63 per l'affidamento del servizio relativo alla progettazione dei giardini pubblici, per la riqualificazione dei giardini pubblici, quindi un caso molto di specie. E il ricorso, che cosa viene prospettato da parte del ricorrente? Viene prospettato, ve lo anticipavo, la violazione dello standstill sostanziale, cioè il mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'articolo 32,9. In particolare, il ricorrente dice: attenzione, perché qua è stato obliterato l'articolo 32,10. Il TAR precisa, tuttavia, come potete vedere, che la stazione appaltante negli atti di gara aveva indicato che l'articolo 32,9 non sarebbe stato rispettato perché alla luce dell'articolo 32,10, che come sapete esclude dalla necessità di rispettare, dall'obbligo legislativo di rispettare il termine dilatorio di 35 giorni, lo standstill cosiddetto sostanziale, per quanto riguardava l'articolo 36,2 lettere A e B. Il TAR precisa che la procedura negoziata di quell'articolo 63 incardinata dal Comune è stata incardinata in applicazione del decreto semplificazioni, quindi articolo 1,2 lettera A, lettera B, scusate, che sapete rinvia all'articolo 63 e che si pone, dice, guardate il TAR, in alternatività con quello dell'articolo 36,2. In alternatività noi sappiamo che vuol dire che l'articolo 36 sappiamo essere sospeso. Ma il ragionamento che mi interessa è questo, cioè che il TAR sostanzialmente, poi leggetevi la slide e anche la sentenza integrale, dice, ve lo dico in parole semplici, l'articolo 32,10 rinviando all'articolo 36 ora temporaneamente sospeso, deve leggersi come riferito all'articolo 1,2 lettere A e B, che sono le norme, sappiamo trovare applicazione in deroga all'articolo 36. Il TAR fa un assunto molto importante perché sembra dire, con questa pronuncia, che laddove il codice attualmente fa riferimento all'articolo 36, quel riferimento deve intendersi come alle procedure di cui all'articolo 1,2 dei decreti semplificazioni. È un ragionamento che è un pochino azzardato e lo fa, e nel caso di specie, con riguardo allo standstill sostanziale, cioè dice il riferimento di cui all'articolo 32,10 all'articolo 36 è da intendersi all'articolo 1,2 dei decreti semplificazioni. È un ragionamento un po' avveniristico, oserei dire, quasi avventuriero, perché estendere questo principio di diritto a tutti i riferimenti che nel codice sono all'articolo 36 e alle soglie dell'articolo 36, secondo me è da prendere un po' più cum grano salis. Qui credo che dovremmo fare un webinar a parte su questa partita qui, cioè se i riferimenti all'articolo 36 di cui al codice dei contratti sono da intendersi così automaticamente i decreti semplificazioni. Io non me la sento di fare un ragionamento così davvero avventuriero, avveniristico, chiamiamolo co come volete. Sta di fatto però che in questa fattispecie il TAR lo fa. Forse si potrebbe dire i riferimenti alle procedure di cui all'articolo 36 sono da intendersi come riferiti alle procedure di cui all'articolo 1 dei decreti semplificazioni. Ma dire che dove c'è scritto articolo 36 bisogna intendersi articolo 1 dei decreti semplificazioni in tutte le norme del codice, è secondo me da prendere cum grano salis, è davvero un ragionamento che bisogna stare attenti. Lo dico perché questa sentenza del TAR che sembra così chiara, io qualche profilo di problematicità ce lo vedo, vista anche l'ora e visti i tempi, non posso addentrarmi nel ragionamento, ma
Stiamo un pochino attenti. Anche per questo motivo ho scelto di sottoporvela per fare con voi questo ragionamento. Un'altra pronuncia, davvero sono in via conclusiva, interessante, sempre strutturata con caso, ricorso, decisione, attiene al concetto di servizi analoghi che avevamo visto, direi in modo quasi esegetico, anche qui analizzando la norma. Qui si tratta dell'affidamento del servizio di lettura dei contatori del servizio idrico, e nel bando si prevedeva la possibilità di dimostrare di avere i requisiti di fatturato con riferimento al tema dei servizi analoghi. Il ricorso è incentrato sul fatto che il ricorrente, vado un po' veloce, lamenta il fatto che non gli è stata considerata, ve lo dico in parole povere, l'esperienza pregressa maturata con la lettura dei contatori relativi al servizio gas. Anche qui, quindi, il ricorrente adduce un'illegittimità per il fatto che l'amministrazione non ha considerato analogo il servizio gas rispetto al servizio idrico. È una decisione, il Consiglio di Stato, scusate, sulla base del ragionamento che fa, vedete, è una sentenza che più recentemente conferma gli aspetti che avevamo trattato nei webinar teorici e precisa che per servizi analoghi deve aversi riguardo al medesimo settore imprenditoriale o professionale, al fine di dimostrare le precedenti esperienze, per cui il riferimento deve essere a quel determinato settore merceologico, a quel determinato rimetto un attimo la slide precedente, che è questa, immagino, a quel determinato settore merceologico, a quel determinato settore imprenditoriale. È però sempre necessario che l'analogia tra i due servizi abbia fondate ragioni tecniche, per evitare ovviamente che ci sia un uso strumentale da parte dell'amministrazione. E le ragioni tecniche che giustificano il fatto che la lettura del servizio gas non fosse analoga alla lettura del servizio idrico, il Consiglio di Stato dice, si desume anche dai chiarimenti dati dal responsabile unico del procedimento, a fronte della lex specialis di gara, che fa proprio riferimento al tema della specificità del settore tecnico. Alla ragione, vedete, parla di specificità del settore idrico. Quindi anche questo è un buon metodo ripreso dalla decisione, ne approfitto della decisione del Consiglio di Stato, sempre per calarci in un'ottica operativa, per chi fa il RUP, in sede di chiarimenti, di fornire quelle ragioni tecniche che giustificano la necessità che il fatturato sia dimostrato rispetto ai servizi che abbiano un'analogia tecnica particolarmente precisa e particolarmente fondata. E tra l'altro, volevo segnalarvi l'ultima parte di questa decisione, che pone come limite esterno al chiarimento la necessità che il RUP, ovviamente, in fase di chiarimento, non vada a manipolare le previsioni della lex specialis. Quindi il Consiglio di Stato, ancora una volta, dico ancora una volta perché la giurisprudenza in questo è assolutamente consolidata, cioè nell'individuare come limite esterno al chiarimento la non manipolazione, il non cambiamento degli atti di gara, bensì si deve limitare a fornire quella che il Consiglio di Stato chiama un'interpretazione autentica, autentica mutuata, diciamo, dall'interpretazione autentica delle leggi. Qui è un'interpretazione autentica perché data dalla stessa amministrazione tramite il RUP. Un'ultima decisione in questi ultimi 3-4 minuti. Attiene all'avvalimento, anche qui ho scelto una decisione che riguarda la procedura relativa al decreto di semplificazione, l'avvalimento, avvalimento che trova applicazione, ci dice il TAR Puglia, anche nelle procedure indette ai sensi dei decreti semplificazioni. Anche qui potete l'ho strutturata come caso, ricorso e decisione.
se avete letto un po' il caso di specie, l'ipotesi in cui all'interno di una procedura negoziata l'operatore economico vincitore, l'aggiudicatario, ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento, sulla base di cosa viene incardinato il ricorso. Tra i vari motivi si contesta, guardate questo passaggio, la lettera d'invito nella parte in cui, ponendosi in contrasto rispetto alla determina contrarre, consente la dimostrazione dei requisiti avvenga mediante il ricorso all'avvalimento. Con il ricorso, il TAR Puglia è chiamato ad affrontare due elementi, cioè se l'avvalimento sia possibile anche nelle ipotesi di cui al decreto di semplificazione, in particolare procedura negoziata, e se, secondo elemento, quale sia il rapporto che intercorre tra lettera di invito e determina contrarre. Vedete, vengono addotti questi due profili, cioè possibilità dell'avvalimento in sede di procedura negoziata da decreto semplificazioni e profilo che attiene al possibile contrasto tra lettera di invito e determina contrarre. Il TAR Puglia interviene su entrambi gli aspetti. Per quanto riguarda l'avvalimento, la possibilità dell'avvalimento, vedete, il TAR non ha dubbi nel confermare l'applicazione dell'istituto dell'avvalimento anche rispetto alle procedure di cui i decreti semplificazioni, in particolare per quanto riguarda il caso che abbiamo a riguardo, la procedura negoziata. Quindi non v'è dubbio che l'istituto dell'avvalimento si estende anche alle procedure indette a regime di decreto semplificazioni per la generalità dell'istituto dell'avvalimento che non ammette restrizioni, trattandosi di istituto di carattere generale. E si estende pacificamente anche alle ipotesi di quei decreti semplificazioni. L'altro aspetto su cui il TAR è chiamato a pronunciarsi è il contrasto, come vi dicevo, tra lettera di invito e determina contrarre. Anche qui il TAR, secondo la consolidata giurisprudenza, precisa nuovamente che la determina contrarre è un atto interno e che nel contrasto con la lettera di invito, che corrisponde al bando, come sappiamo, vi è un rapporto che il TAR chiama di gerarchia e dovrà avere prevalenza la lettera di invito. Pertanto, il contrasto che il ricorrente adduce tra lettera di invito e determina contrarre viene risolto a favore della lettera di invito, trattandosi la determina contrarre di un atto endoprocedimentale. E nel chiudere vi rimando a quella famosa questione che avevamo affrontato sul tema della determina contrarre come atto endoprocedimentale interno. Che era però preso a riferimento per le questioni di diritto intertemporale in ordine all'applicazione dei decreti semplificazioni, tema che avevamo trattato e su cui non posso tornare. Spero che questa carrellata di giurisprudenza che ho cercato di scegliere possa essere utile anche per alcuni dubbi e rispetto a talune domande, a taluni quesiti. Io non posso che davvero ringraziarvi per questo ciclo di incontri, per aver partecipato in modo sempre numeroso, attento e con tante domande. Quindi ringrazio tutte, ringrazio tutti voi e ringrazio naturalmente nuovamente lo staff di Formez per l'occasione. Quindi grazie davvero, poi speriamo di risentirci con altri eventi formativi e sarà per me naturalmente un piacere come sempre. Grazie E al dottor grazie di Bianchini. nuovo. Allora, ricordo che la registrazione dell'incontro di oggi e le slide saranno messe a disposizione entro oggi sul sito di Eventi PA, la pagina dedicata all'evento, e mentre per quanto riguarda gli attestati di iscrizione, questi saranno rilasciati a quanti hanno seguito almeno il 20% e saranno scaricabili autonomamente nei prossimi giorni sul sito di Eventi PA, la voce I miei eventi. Nei prossimi giorni pubblicheremo anche le risposte a tutte le domande che sono state fatte durante questo ciclo di webinar e le troverete naturalmente sempre sul sito di Eventi PA alle pagine appunto di eventi dedicate a questi quattro webinar, a questo ciclo che è cominciato appunto il 26 ottobre scorso.
Io ringrazio di nuovo il relatore, ringrazio tutti e tutte per aver seguito questi quattro incontri e grazie e buona giornata. Grazie ancora. Grazie. Grazie, Grazie a tutti e a grazie, tutte. Grazie. grazie. Di nuovo, dottoressa, Grazie. grazie mille.